Liquido refrigerante per automobili scambiato per della dissetante aranciata. È successo a una donna di 87 anni di San Donato Milanese, appena arrivata a Brumano nella sua casa estiva in Vallimagna. Ha aperto il frigorifero di casa, ha notato una bottiglia di plastica contenente del liquido arancione e l'ha bevuto. L'anziana si è subito sentita male, nausea, vomito e crampi sono stati i primi segnali che quello che aveva appena ingerito non era una bibita rinfrescante. La donna ha iniziato a urlare, richiamando così l'attenzione dei vicini, uno dei quali l'ha raggiunta entrando dalla finestra. Dopo aver chiamato l'ambulanza è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Ponte San Pietro. Il fatto è accaduto nella serata di domenica e ora l'87enne si trova in prognosi riservata. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, anche i carabinieri di Ponte San Pietro che stanno cercando di accertare le responsabilità dell'incidente. Per prima cosa hanno analizzato il contenuto della bottiglietta, scoprendo che si trattava di liquido refrigerante. Il recipiente era nel frigorifero e nessuno sa chi l'ha messo senza avvisare. Sulla plastica, infatti, non c'era nessuna etichetta che ne indicasse il contenuto. Molto probabilmente l'anziana ha bevuto il liquido senza badare all'odore, forse a causa dell'età. L'87enne, dopo le prime cure, è stata trasferita all'ospedale di San Donato, dove risiede. Esattamente, si trova nel reparto di rianimazione e, come già detto, non è in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, gli inquirenti sono convinti che la bottiglietta sia stata messa in frigo per errore durante il trasferimento dei bagagli dalla macchina alla casa.